Sorriso aperto e sincero, calma da professionista, pressioni tenute lontane anche nella stagione difficile della Fiorentina, ma che per lui è quella dell'esordio nel calcio professionistico. Michele Camporese, dopo l'ottima prestazione con l'Under 21 che ha superato l'Inghilterra in amichevole, si guadagna pagelle, foto e titoli sui quotidiani e in una pausa del doppio allenamento odierno con i Viola si concede a ViolaChannel.tv. L'ho trovato molto bene, è un bel gruppo, tutti nuovi, sicché siamo tutti con l'idea di migliorarsi e di provare a fare qualcosa di buono per questo Under 21 che nell'ultimo anno non ha portato grandi successi. Dall'Under 16 all'Under 21 Camporese ha vestito tutte le maglie delle giovanili, segnando anche un gol ai Mondiali Juniores dello scorso inverno. Il Mondiale penso sia state, a parer mio, l'esperienza più bella che abbia fatto da quando gioco a calcio. Nella mia piccola carriera, diciamo, per ora, che è appena iniziata. I mondiali sono stati belli anche perché ci stiamo ritrovando in Under 19, siamo sempre quasi tutto il solito gruppo e in Under 21 siamo già in 4-5 a averla toccata. Perciò penso che i mondiali sia stato qualcosa di straordinario, anche se siamo arrivati solamente ai quarti di finale, dove potevamo sicuramente provare qualcosa di più. La prima maglia in Serie A viola nel teatro di San Siro. Quella settimana avevo già esordito in Coppa in Under 21 contro la Turchia, sicché era già stata una bella soddisfazione per me aver toccato Under 21. E poi nella stessa settimana sono andato il sabato a giocare a Milano. Un po' emozionato, mi sembra però buona personalità. Buono anche il lancio per Girardi. Non me lo sarei mai aspettato, sapevo che i centrali non stavano tutti al meglio, però di giocare tutto un solo tempo con la mano degli attaccanti più forti al mondo in questo periodo non me lo sarei mai aspettato, sicché ne sono orgoglioso e è stata una grande soddisfazione, è una bellissima cosa. Tra le sue doti dicevamo freddezza, ottimo tocco di palla e visione di gioco. Sì, quella è una mia caratteristica, perché prima giocavo a centrocampo io. Diciamo che grazie anche all'allenatore della primavera, Buso, che mi ha insegnato molto in fase di possesso palla come impostare il gioco, devo molto tanto anche a lui di questa cosa. Sì, poi tutti parlano, dicono che sono tranquillo, io gioco, capito? Non me ne rendo nemmeno più di tanto conto, faccio dire agli altri, io faccio il mio gioco. Pisano di nascita, ma da sempre nel vivaio della Fiorentina. Io sono arrivato all'età di 11 anni, nel 2003. Sono arrivato dove poco tempo dopo arrivo a Corvino. E Corvino mi ha dato sempre molta fiducia, su questo devo essere sincero. Si può vedere anche da cosa sto facendo, mi ha fatto partire il tiro con la prima squadra. Diciamo, ha fatto fare il salto di qualità. Un po' per merito mio, un po' anche perché lui ha creduto in me. Quello sicuramente. E poi nulla, è stata una bella soddisfazione tutto. Quagliarella, sempre Camporese. Arrivare fin qui non me lo sarei mai aspettato e ora però devo guardare in avanti e continuare su questa strada. Per la sua carriera fondamentale un cambio di posizione nel corso della sua formazione. Ho giocato a centrocampo i primi due anni di Fiorentina. Poi ho giocato sempre dietro, a parte qualche partita che continuavo a giocare su. Poi da piccolo ero già quello più, strutturalmente ero già quello più grande, più sviluppato. Perciò di solito sai, quando c'è uno più grande così viene sempre messo dietro. Però io giocando a centrocampo ho avuto la fortuna già di sapere un po' muovermi e sull'impostazione del gioco ne ho beneficiato. Ora è il più giovane della Fiorentina, ma è parte del gruppo. No, il gruppo mi è sempre trovato molto bene. Mi sono entrato bene, anche se ero il più giovane, e non mi hanno mai fatto sentire meno importante di qualcun altro. No, vabbè, è normale, sei il più piccolo, quindi a volte subisci un po' le conseguenze a partire da un torello, chi parte in mezzo, sono sempre più piccoli. Diciamo, sei sempre un po' quello messo in mezzo. Però non ho mai trovato difficoltà in altre cose. Camporese vorrebbe un finale di stagione in crescendo. È un bel gruppo, anche se non si merita la posizione classifica. So che i tifosi fino all'anno scorso questa società lottava per i quarti finali Champions League, però tutte le annate non possono essere uguali. Ci sono alti e bassi, perciò bisogna procedere e cercare di portare a casa più punti possibile, prima per la salvezza e poi per guardare se tutto va bene anche più in là. E per il futuro? Il mio obiettivo per ora è continuare su questa strada, come sto facendo, cercare di rimanere in prima squadra e sono a disposizione di Mihajlovic e qualunque cosa mi chieda io ci sono, sia con la primavera che con la prima squadra.